Ho scelto di fare questo spettacolo, di raccontare la vita di Agostino, perché è stato un uomo lasciato ai margini e quindi mi interessa sempre raccontare le storie degli ultimi, di quelli che comunque per colpe non loro hanno dovuto pagare un prezzo alto. Ritengo appunto Agostino un personaggio che bisogna raccontare, perché al di là del calcio si affrontano altre tematiche, si affrontano tematiche tipo la lealtà, l'amicizia, un'amicizia che però purtroppo in questo caso non è stata un'amicizia leale come dovrebbe essere, perché è stato un uomo lasciato solo, solo da un mondo che non si volta indietro, da un mondo in cui i valori tradizionali di solidarietà, che dovrebbero essere di solidarietà, di amicizia, eccetera, sembra che non ci siano più. E quindi la storia di Agostino è importante rispolverarla, dargli una seconda memoria a lui, alla sua figura, anche come insegnamento verso i giovani che anche si apprestano ad entrare nel mondo del calcio, ma anche verso la gente, perché penso che il suo sia un esempio di umanità reale, giusta, al di là del campione sportivo che è stato. Un portavoce del popolo, perché lui poi veniva da questa zona, Tormarancia, che è una borgata di Roma, e negli anni 60 era ancora più estrema, più abbandonata, e quindi attraverso la sua figura si eleva anche un certo ceto sociale che molto spesso anche viene messo ai margini da una società appunto che sta sempre pronta con il dito puntato a giudicare, a indicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Invece lui portava avanti una romanità elegante, diversa, portava avanti dei valori della periferia in modo sano, leale, educato, gentile, attraverso questo suo linguaggio forbito, questo suo modo di fare appunto gentile ed educato. E questa secondo me è la chiave di questo grande personaggio che si chiamava Agostino di Bartolomei. Rispetto al calcio di oggi, ai giovani di oggi che oggi sono calciatori, lui qual era il suo valore aggiunto, la differenza che lo fa essere un esempio? Era un uomo che studiava, amava la poesia, l'arte, amava leggere e parlava un italiano forbito. Poi era una persona leale, in campo protestava con gli arbitri mettendosi le mani dietro la schiena, in segno di educazione e di rispetto. Quando segnava si inginocchiava sotto la gente, perché diceva sempre che bisogna avere rispetto per la gente che paga il biglietto. E poi ogni cosa che diceva ti rimaneva impressa perché c'era un pensiero dietro, non era mai banale Agostino. Come purtroppo succede oggi, tanti giocatori sentiamo, no, dalle interviste che sembra che vadano proprio in automatico. È stata una vittoria meritata, sono a disposizione della squadra e del mister. Lui invece, quando ogni intervista che faceva, c'era sempre un mondo dietro, un esempio di serietà, di attaccamento alla maglia, di attaccamento a certi valori di lealtà ed educazione che oggi purtroppo si stanno via via smarrendo. Diciamo che questo è uno spettacolo, come mi piace definirlo, da 0 a 99 anni, un po' per tutte le fasce di età, perché comunque sì, è chiaro che è specifico per un determinato target, no? I giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del calcio, ma si parla di argomenti universali. Quella è la cosa più importante che ho voluto soprattutto sottolineare, no? Che può essere uno spettacolo anche per chi non ama il calcio, anche per chi non è di Roma, perché sarebbe stato troppo facile fare uno spettacolo solo per i romanisti, che è chiaro che qui parliamo di Roma, parliamo di uno stadio che non c'è più, di una città che non esiste più, dei valori di una volta dove si stava tutti insieme in mezzo alla strada, si giocava tutti insieme, dove c'era solidarietà tra le persone. E quindi ecco che Roma diventa l'esempio di un'universalità, che in ogni città poi questi valori un po' si sono persi. Attraverso la sua figura cerchiamo di rispolverare questi valori, che secondo me sono fondamentali, perché senza questi valori non c'è né una società civile né tantomeno un calcio civile. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e
e ci parla d'amore. Quando ancora delle persone qui a Tormarancia sentono pronunciare il nome di Agostino, gli vengono gli occhi lucidi, ma ripeto, non solo perché lui era di Tormarancia, ma perché rappresenta tutto ciò che non vorremmo vivere in qualche modo e che abbiamo paura di vivere, no? Cioè l'essere lasciati soli, l'essere abbandonati dagli amici più cari.